Nel decreto sostegni è stata inserita una norma che permette anche ai farmacisti di vaccinare anche senza la supervisione di un medico. A questo proposito è collegato con noi al telefono Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federpharma, che ringrazio, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Ecco, Procaccini, questa è una novità importante perché sappiamo come le farmacie abbiano un ruolo fondamentale di prossimità e capillarità sul territorio che permetterebbe di arrivare a tante persone. Speranza ha parlato di oltre 19.000 farmacie da coinvolgere e si sta lavorando a un protocollo. In che cosa consiste e secondo lei entro quando potremo avere i vaccini in farmacia? Le farmacie hanno dato disponibilità per questo evento fin dall'inizio, in effetti ci sono stati colloqui in questo senso e in effetti il contributo delle farmacie durante tutto il periodo Covid in questo tragico anno è stato fondamentale, come ha detto anche lei sono strutture di prossimità dove i cittadini si recano tutti i giorni festivi a tutte le ore del giorno e della sera e quindi siamo disponibili sempre. Ovviamente sì, stiamo lavorando su un protocollo che preveda l'inoculazione da parte di un farmacista, ovviamente opportunamente formato, stiamo organizzando i corsi di aggiornamento in questo senso, che saranno poi diciamo, dall'Istituto Superiore di Sanità e quindi contiamo di mettere diciamo, in campo comunque non meno di 10.000 strutture, anche se tutte le farmacie sono 19.000, ma ovviamente non sappiamo poi quante arriveranno, ma noi contiamo sull'unplan per così dire, ma siamo anche diciamo, realisti, contiamo 10.000 farmacie che potranno fare quantomeno 200.000 vaccini al giorno, perché con la media di 20 persone a farmacia possiamo fare 200.000 vaccini al giorno. Certo, ecco, un potenziale molto importante, sempre ammesso che poi arrivino tutte le dosi, perché questo è il grande punto di domanda su cui ci si interroga. Però al di là di questo, Procaccini, quali sono ancora i punti però da risolvere per permettere alle farmacie di agire in piena sicurezza sul fronte dei vaccini? Allora, noi grazie diciamo all'opportunità di fare i tamponi rapidi in farmacia ci siamo abbastanza tra virgolette sperimentati, abbiamo visto che le strutture sono assolutamente sicure al di fuori delle farmacie dove non ci sono assentamenti, si può organizzare un servizio assolutamente ineccepibile, possiamo organizzare l'area di attesa dei famosi 15-20 minuti sempre in strutture al di fuori della farmacia, quindi dove non ci sono, ripeto, assembramenti, i cittadini possono stare comodamente seduti e verificare appunto lo stato di salute, quindi sinceramente le farmacie possiamo dire che in questo momento sulla base appunto dell'esperienza tamponi sono in realtà pronte, quello che manca sono sicuramente i vaccini, manca diciamo il finire la formazione che però in questo momento è già, noi abbiamo già oltre 5.000 farmacisti formati perché hanno già fatto il corso, perché già ci vedevamo in questo e tanti colleghi lo hanno già fatto, ne abbiamo altri 2.500. Anche perché già avete aiutato per le vaccinazioni anti-influenzali. Sì, noi pensiamo anche alle anti-influenzali, che comunque non dimentichiamoci, sarà anche quella una frontiera fondamentale nel corso dei prossimi due anni, quindi noi non ci fermiamo al vaccino anti-Covid, ma anche anti-influenzale, certo. È un elemento fondamentale per fermare il contagio. Io la ringrazio Procaccini, vicepresidente di Federpharma, grazie per questo intervento a TGCom 24 e ci auguriamo che sia una novità che si possa realizzare presto.